Napoli di Diego Armando Maradona riuscì a battere l'Atalanta nella finale. Le altre vittorie del Napoli in finale sono numeri che ci vengono ricordati da Tiberio Fossi di Football Data, sono state contro il Verona nel 76 e nel 62 contro la Spal, unica squadra il Napoli, unica squadra di Serie B a vincere questo trofeo. Tutto pronto ora per la premiazione. I giocatori del Napoli entusiasti. Aurelio De Laurentiis guadagna il suo primo trofeo da presidente da quando ha preso il Napoli da una situazione disperata, è riuscito a riportarlo piano piano alle vette del calcio italiano e oggi il meritato trionfo con quell'allenatore Walter Mazzarri che ha dato un contributo determinante. Eccolo l'allenatore, eccolo il capitano Paolo Cannavaro, vicino c'è anche il presidente della Lega Beretta, eccolo anche Renato Schifani, presidente del Senato, sta per effettuare la consegna della coppa a Paolo Cannavaro. Sicuramente più importante la Coppa del Mondo, ma adesso almeno per quanto riguarda il sollevamento coppe, Cannavaro, la famiglia Cannavaro si mette in pari. E il presidente viene a prendere Riccardo Bidoni, il direttore generale, e li porta tutti e due a celebrare questo trionfo del Napoli, li ha proprio presi di peso e portati a fare la foto di rito dove i giocatori del Napoli stanno sollevando la coppa. Adesso la solleva Walter Mazzarri, è davvero il momento della festa meritata del Napoli. È il momento del giro di campo con la Coppa, Fulvio Collovati. Allora un commento a questa finale di Coppa Italia, alla fine abbiamo detto la Juventus ci ha provato, stava per rientrare in partita, ha sfondato il pareggio, poi una di quelle combinazioni che hanno reso famoso questo Napoli, ha dato il successo alla squadra azzurra che ora va a raccogliere il meritatissimo applauso dei propri tifosi che sono assiepati nella curva nord dello Stadio Olimpico. Prima però c'è la foto di rito con la coppa in mezzo. Allora dobbiamo anche ricordare un dato importante, che con questa vittoria il Napoli salterà i preliminari della prossima Europa League, quindi partirà direttamente dalla fase a gironi. Per quanto riguarda i preliminari toccheranno invece oltre che all'Inter anche alla Lazio, e questo naturalmente è un elemento che merita di essere sottolineato, perché tra le altre cose non dispiacerà, il Napoli potrà allungare le proprie vacanze. Non è una cosa da poco, per cui oltre a gioire con questa bellissima impresa, bisogna ricordarsi che vince un trofeo, è una grandissima emozione, bisogna provarlo, io ho avuto la fortuna di provarlo nel 82. Magari sono due cose diverse, però per il Napoli veramente una grande impresa quella di questa sera. Comunque onore alla Juve, la Juve ha giocato da Juve dal punto di vista tecnico una parte del secondo tempo, quando ha visto vedeva sfuggirsi la partita in mano, e ha giocato da Juve, abbiamo capito che quella è la Juve che ha vinto. 38 partite. Juventus quest'anno. E Napoli si ritroveranno anche nella Supercoppa italiana per naturalmente contendersi questo trofeo, che apre la stagione calcistica 2012-2013, quindi Juventus-Napoli verrà replicata, vedremo dove, perché c'è l'ipotesi di Pechino per quanto riguarda la Supercoppa italiana. Adesso c'è però l'invasione dei tifosi del Napoli che vanno a circondare i giocatori che sollevano la coppa. Vai Enrico Marriale. Mentre si sentono le note del soldato innamorato, l'inno dei tifosi del Napoli, a Torino fu cantato anche ironicamente dai tifosi della Juventus, vi siete presi una rivincita, ma soprattutto siete stati la prima squadra quest'anno che ha battuto la Juventus, il modo migliore per celebrare questo trofeo importante, il primo dell'era della Juventus, come dicevi tu, nella partita forse più importante di questo triennio. No, sono contentissimo, anche perché al di là di tutto sembrava impensabile poter battere la Juventus quest'anno, non hanno mai perso, non avevano mai perso, e riuscire nei 90 minuti a vincere 2-0 è stata l'impresa delle imprese. Poi è da tanti anni, ormai sono 3 anni che il nostro inno, la nostra canzone la cantano tutti, e ora si